Hanno vinto i sordi! Hanno vinto i sordi! Mbappé rinnoverà col Paris Saint-Germain. Intanto mi raccomando ragazzi, prima di vedere il video iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un bel like a questo video e condividete questo video appunto con tutti i vostri amici. Mi raccomando, è fondamentale, state sempre aggiornati sul mio canale YouTube per vedere tutto. Vi ricordo anche di seguirmi sul secondo canale Gem Gamer, che poi in realtà tra un po', non so tra quanto, il nome sarà non più Gem Gamer, quello del secondo canale, ma Gem Gamer Gaming, perché lì porto solo gaming. Farò un ultimo video su quel canale. Relativo al pagellone della Juventus, che però uscirà anche qui. Lo farò uscire su entrambi i canali, mi raccomando. E anche un altro video, quindi non sarà l'ultimo, ma sarà il penultimo. E poi chiuderò il cerchio con un ultimo video, perché quel canale sarà gaming, questo sarà di calcio. Questo sarà il primo canale e quello sarà il secondo. Vabbè, a parte questa piccola intro, diciamo, regà, hanno vinto i soldi. Come al solito, vincono i soldi al cuore. Se Mbappé sembrava un passo dal Real Madrid, era un promesso sposo già da tanti mesi fa. Si parlava di Mbappé al Real Madrid, Mbappé con Benzema, Benzema che aveva detto proprio a Mbappé di venire a Madrid. Sembrava tutto fatto, ma raga, la differenza la fanno ancora una volta i soldi. Veramente, raga, in realtà c'era stata già un'indiscrezione qualche mese fa, che avevo fatto proprio un video su questo canale, dove dicevo che Mbappé poteva rinnovare col Paris. Però era molto difficile, cioè comunque era un passo dal Real Madrid. Invece adesso Mbappé rinnova col Paris Saint-Germain. Diciamo che c'è già da 2-3 giorni questa indiscrezione di calciomercato. L'hanno riportata Gianluca Di Marzio, prima di tutti, poi Fabrizio Romano e poi gli altri. Ovviamente Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, i top giornalisti di calciomercato in Italia, senza ombra di dubbio. E poi anche un po' la stampa francese, vabbè. Rinnoverà per praticamente 3 anni, fino al 2025. E adesso vi dico anche il mio parere e dopo leggiamo anche l'articolo. Allora, secondo me ha fatto una gran cavolata, nel senso che se era stato, diceva che era stato per la famiglia, perché si trova molto bene qui a Parigi, ma secondo me era stato per soldi. Io Mbappé è un giocatore che amo, mi piace anche di più di Haaland, detto in poche parole. È sempre stato un giocatore che ho amato e amerò per sempre. Più che altro, la cosa che mi piace di più rispetto ad Haaland è che Mbappé veramente ha una velocità. Anche Haaland ha una grande velocità, ma Mbappé non lo pigli più, cioè Mbappé 100 volte Neymar, Neymar giocatore praticamente finito, non può più, già da qualche annetto. Poi Mbappé lo vedevo al tempio del Monaco, era veramente un giocatore straordinario fin da subito, si capiva fin da subito che era veramente un gran giocatore, che avesse un bel futuro davanti a sé, e infatti si è visto. È andato a Parigi, mi pare 4 anni fa, tipo. Però al Parì ha vinto poco, perché a parte tutti i campionati della Liga 1 in cui anche mio nonno lo vincerebbe, in ciabatte però, ha vinto veramente, cioè non ha vinto mai la Champions League, mai. Però ovvio che in realtà ha vinto tanto, appunto come dicevo prima, i campionati, le coppe francesi, eccetera. Però, cioè, Mbappé perché è andato a Parigi? Cioè non per ballare, non per parlare con Neymar, ma per vince sta andando in Champions League. E secondo me Mbappé ha fatto una scelta sbagliata a rimanere. Perché secondo me il Paris Saint-Germain non la vincerà neanche il prossimo anno. E secondo me, regà, se andava a Real Madrid, la Champions la portava tranquillamente a casa. Magari non subito, ma la portava, fidatevi. Certo con un tridente con Mbappé, Benzema e Vinicius, porca miseria, forse il tridente, anzi sì, level forse il tridente più forte d'Europa, ma anche del mondo proprio. Sarebbe stato secondo me un tridente straordinario. Però Mbappé è rimasto a Parigi, è rimasto, come diceva lui, per la famiglia, secondo me per i soldi. Ci sarà stato un motivo per cui lui è rimasto.
Raga, veramente guadagna molto di più di, rispetto a quello che guadagna. Quel che guadagnava fino praticamente ad adesso, diciamo. È praticamente una. È durata. Non so quanto è durata praticamente questa telenovela. Sarà da tantissimi mesi che Mbappé veramente era un po' sudato al Real Madrid, ma improvvisamente ha cambiato tutto. E a me personalmente. Non è che cambi molto, anzi, preferisco che sia rimasto perché il Real Madrid, secondo me, con Mbappé l'anno prossimo avrebbe vinto la Champions però a mani basse. Vedremo un po' cosa farà con Liverpool. Quest'anno io spero perda in tutti i modi. La Juventino, veramente, il Real Madrid non lo sopporto. Veramente, Real Madrid e Inter sono due squadre che non sopporterò mai, proprio perché. Il Real Madrid, guarda, non voglio manco commentare quella volta lì perché sennò. E poi del resto, cosa vorrei dire? Cioè, io non so quando Mbappé possa fare l'anno prossimo. Cioè, io non so se vincerà la Champions League, non so cosa farà. Bisognerà anche vedere con Messi, che sicuramente si è pentito, raga. Messi si è proprio pentito, ma proprio tutti. Cioè, giocare al Parì veramente. Cioè, io mi annoierei pure. Cioè, cavolo, vince subito il campionato con 100 punti. Il campionato veramente non è manco competitivo. In Champions League fai faville. C'è una coppa francese che vinci tu. Cioè, io direi che palle, oh. Cioè, io direi che palle stare in Francia. Cioè, io me ne andrei piuttosto, non lo so, in Spagna, in Inghilterra, ma anche in Bundes, che quanto mi dici in Bundes. C'è una coppa, il campionato diciamo che sì, non è competitivo, ma qualche lotta sempre per la Champions League c'è. E comunque diciamo che se andavi tipo al Bayern Monaco la Champions la vincevi, cioè per dire. Vabbè, adesso leggiamo l'articolo. La telenovela si è finalmente conclusa, il colpo di scena dell'ultima ora stavolta non è arrivato, confermando invece il ribalto nella vigilia. Kylian Mbappé resta un giocatore del Paris Saint-Germain e rinuncia definitivamente alla corte serrata del Real Madrid, di cui per mesi era sembrato promesso sposo. L'annuncio è arrivato pochi minuti fa nel calcio all'inizio della sfida con il Metz, vinta tra l'altro 5-0 a Paris, con triplete mi pare di Mbappé, gol di Maria, che. Forse andrà alla Juve, questo non lo so. Sono molto contento di poter proseguire in questa avventura stando a Parigi, la mia città. Ha dichiarato Mbappé. Spero di continuare a fare quello che preferisco con tutti voi, vincere titoli insieme. Grazie, non con doppia Z. L'attaccante francese ha pensato poi di celebrare il suo mondo con la firma apposta sul contratto che lo legherà al Paris Saint-Germain fino al 2025. Mbappé ha infatti siglato due poco meno di mezz'ora nel match col Metz. Chiude la stagione del club campione di Francia con una novantina di punti circa. Guadagnerò veramente, raga, un botto di soldi. Vediamo un po' se riesco a trovare un altro articolo. Se vabbè, le chat non me ne frega niente. Se proprio riesco a trovarvi le cifre. Vediamo un po'. Ecco le cifre, vediamo un po'. Se si apre il sito, magari. Vabbè, madonna mia, che brutto. Allora, aspettate. Vabbè, qui la stampa, non me ne frega niente. Dov'è? Ok. Allora, dai, mettetemi queste cifre. 50 milioni di euro annui! Annui! Cioè, non so se avete capito! 50 di euro annui! Una cifra che lo rende uno dei calciatori più pagati sempre. Il calciatore percepirà 120 milioni di euro e te la firma! No, mamma mia, è incredibile! Ma no. Veramente, una scuola così io la detesterei. Io veramente il Parì non lo sopporto, non perché. A noi della Juve ci abbia fatto qualcosa, è una cosa che ricordo particolarmente. No, però, raga, troppi soldi, troppi giocatori forti, poi fai schifo in Champions League. Cioè, ma veramente. Poi adesso Leonardo è andato via. Tra l'altro. Niente, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Il calcio, purtroppo nel calcio vincono i soldi, ancora una volta. Comunque, ragazzi, non state vedendo video di Di Maria, Pogba, sono molto scaramantico, quindi lo farò solo quando sarà ufficiale. Quindi penso tra qualche giorno, si spera. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, ciao ragazzi.